Eccomi qua, so io, sono Rampino, so sempre un bel paino, un gran bel bocconcino, so libero, zitello, indipendente e non c'ho da fa niente. E quindi senza fritta, mo ve riconto il fatto e l'antefatto. Ecco, quella è Rosetta, moglie de Gnecco, fa la modella da uno scultore e da quanto ho sentito è una donna de cori e va poco d'accordo col marito. E godetelo sto per matrimonio, ma ricordate Gnecco, che io da te non me faccia manco toccare. Ah, sì, pure da morto gli vuoi ancora bene a quel maledetto farmacista liberale. Non lo nominassa, che non sei degno manco de nominarlo, brutto spione. Sì, l'ho denunciato io. L'ho fatto ammazza io quel farmacista giacobino che s'era permesso d'arsa all'occhio sulla donna mia. Ma l'ho fatto per te, capisci? Per te. Mannaggia la paletta, vedi che geloso lo spione. Ma mica c'ha ragione, perché sì, è proprio vero che quasi mezza Roma ci ha provato a corteggiare Rosetta, ma con che risultato? Che Rosetta l'ha fatta restare tutta a bocca asciutta. E allora Rugantino, fumantino, in un 448 ha fatto una scommessa con Scariotto. Io ho detto, scommetto che se entro giorni tre Rosetta non accetta di far l'amore con me, io come punizione ve lo smacco, giro tutto il rione con i piedi nel sacco. E mentre già me sento la vittoria, io vi presento un altro personaggio di sta storia d'amore e dei cortelli. Grasso de Boria e arto de lignaggio, ecco Don Niccolò di Paritelli. Ma come? A me, l'ultimo discendente dei principi Paritelli. Mentre stavo a palazzo a dire che mederna per la veglia funebre sulla sarma del povero nonno ancora cardo, m'hai tirato un gatto morto che è finito proprio sul catafarco. Oh, ma guarda che io so de buona memoria. E con la cianca stanca de principesca noia va via da mano manca, mentre da dritta arriva Mastro Ditta de professione boia. Ma è possibile che all'età tua non ci devi ancora avere la testa sulle spalle? E già, a voi quelli che non c'hanno la testa sulle spalle non vi danno soddisfazione. Non gliela potete staccà. Ma perché mi date da intendere che è tornata mia moglie? Eppure ce lo sai quanto mi c'è brucia il fatto che mia moglie 10 anni fa c'era andata via di casa e mi ha lasciato solo col pupo. Ma chi voglio tu? Beh sì, io chiamerò così perché c'è la vocazione di far boia. Ma io non voglio che faccia il mestiere mio, perché se no un giorno si ritrova come me. Solo, senza una donna, è brutto a star senza una donna dentro casa. E io, che so quanto gli erode il fatto di vivere solo senza compagnia, così, ipso fatto, gli fa conoscere Eusebia, che in tempi andati fu la donna mia. E per far tondo il buco alla ciambella, gliela presento come mia sorella. Una creatura pura, delicata, e per inzuccherarla in modo egregio, invento la pensata che è uscita adesso dal collegio. Io sto qui, e io sto qua, ne. Ma insomma, te la voglio andare a dire che sono tua sorella, che non è vero manco per niente? E intanto hai visto che bel giovanottone che ti ho rimediato, Eusè? Tanto bello non mi pare. Ma insomma, se c'ha i soldi. Oh, dico, c'ha l'osteria. E nient'altro? Eh sì, c'ha pure un lavoretto per conto dello Stato. Che lavoretto? Zitta, boccuccia mia, non t'azzardà di il mestiere che fa Mastro Ditta. Sino a Eusebia, che non ce lo sa perché non gliel'ho detto, cambia parere e non ce l'ho più a na sotto lo stesso tetto. Figurate se accetta di diventare bogliessa e me se piazza qua. A me che c'ho una fretta, dato che per cercare di vincere la scommessa a sti marpioni, devo andare con Rosetta entro la sera dei lanternoni. E il fatto, se per caso l'avessivo scordato, si complica per via della malinconia de Mastro Ditta, erboia, e della noia da cui è afflitta certa nobiltà che ha come modelli a quel mi fo Don Niccolò e Donna Marta Paritelli. Per me, pure per fasse due risate, sarebbe stato meglio andare a visitare i carcerati. Gli strillavamo che era morto il Papa e che gli davano l'amnistia. E quando gli dicevamo
che non era vero niente se facevamo due risate de cori. Poi passavamo un momento a piasse nascentie. Ma non me l'hai promesso? Andiamo a ripetta. Noi ci mischiamo con quelle, ci capiamo i clienti, ve li portiamo e voi li buttate a tevere. A me mi pare divertente, no? Vabbè, Marta, vabbè. E mentre me ne stavo a spasseggiare giù per ripetta, chi te passa dell'asso lo soletto? Quel gran bel bocconcino de Rugantino. E fu così che lì, seduta stante, me levai in eccitante capriccitto, senza che lui potesse sospettare qual era la mia vera identità. Oh, beh, ma che fischia le pecore? Ma tu chi sei? Non pare nemmanco una così. Grazie, io c'ho un principe che me mantiene. Qua ci vengo solo per sfizio. E te lo vuoi levare con me sto sfizio? Beh, quanto me dai? Lo sai che sei simpatico. Per grugnetto, gli sfizi se paghino. E divide mer male a mezzo, fama gratis. Beh, per stavolta. E chiarito sto punto del riassunto, e dopo adesso che vi sia chiaramente descritta la situazione mia e de Mastro Titta. Dico, tu ce lo sai quanto mi ci brucia il fatto che mi moglie 10 anni fa se n'è andata via di casa e mi ha lasciato solo col pupo. Ma chi, Boglietto? Sì, lo chiamano così perché c'è la vocazione per boia. Ma io non voglio che faccia il mestiere mio. Perché se non giusto si ritrova come me, solo, senza una donna. E sapessi quanto è brutta Rugantì, sta senza una donna dentro casa. E io che so quanto gli ci brucia il fatto di vivere solo, senza compagnia, così, ipso facto, io fo conosce Eusebia, che un tempo è stata la ragazza mia, e per far torno il buco alla ciambella, gliela presento come mia sorella. Sapete che vi dico, madamigella Eusebia? Che siete proprio una gran bella pallocchetta. Sentilo, sentilo, come senzino a luci vettoni. E ne approfittate che siete un bell'uomo. Bello? Tutto il più gradevole. Ci volete venire affrescati in carrozza con me? E il vecchio boia, che dopo tant'anni si è innamorato e non sta più nei panni dalla gioia, va in chiesa per potersi confidare col suo confessore abituale. Però, per uno scherzo del destino, dentro al confessionale, senza che Mastro Titta ce lo sa, mica c'è il prete. No, c'è Rugantino. Dopo Gè, c'è state? Sono Mastro Titta, scusate se vi disturbo, ma vi volevo chiedere informazione. Un uomo, nella mia condizione, diciamo, è peccato grave se si innamora di una ragazza? Dipende, che niente niente è quella che ti sei portato a Frascati. E voi come ce lo sapete? All'occhio materno della Chiesa non gli scappa niente. E mo, tu sta ragazza te la devi da portare a casa, te la devi sposare. Beh, la cosa sarebbe pure possibile, perché vedete, io ho già tagliato 299 capocci, e mo a 300 mi scatta il premio pontificio. Che è sto premio? Ad libitum, posso scegliere. Io avrei pensato una cosa, di chiedere alla Sacra Rota, ma questo ve lo dico soltanto a voi, non lo sa nessuno, di sciogliere il matrimonio, così mi sposo sta ragazza. Ma allora che stai a pensare? Taglia, taglia, che aspetti? Aspetto una capoccia, vado per uno. Bravo. E mo che Eusebia sta per diventare boiessa, me devo allontanare. C'ho una gran fretta, perché se voglio vincere la scommessa, devo andare con Rosetta entro stasera, e Rosetta m'aspetta. Roma non fa la stupida. Taglie sentì che è quasi primavera. Dammi una mano a fargli dire sì, però se voglio stare dentro all'orario non posso più sprecare manco un minuto. Amici, vi saluto. Su Erzipario.